Bella raga, oggi siamo ancora nel bosco, ma non siamo molto distanti da casa. Siamo ancora in provincia di Milano, in un'area relativamente piccola. In questa zona c'è un po' di tutto, tassi, cinghiali, volpi. L'anno scorso appunto abbiamo lasciato la fototrappola qui per monitorare i movimenti di una volpe. La fototrappola l'abbiamo lasciata solo due notti e mai avremmo immaginato di trovarci questo clip nella scheda. Un lupo che in pieno giorno passa davanti alla nostra inquadratura. Il video non è bellissimo, è anche molto corto, inoltre il lupo è radiocollarato, però rimane comunque un ottimo documento girato alle porte di Milano. Come dicevamo prima, il video della fototrappola non è molto bello, però fototrappolare un lupo in provincia di Milano per noi è una figata pazzesca. Mi ricordo di un fatto accaduto nel 2019 dove un lupo è stato recuperato nel Naviglio Grande di Milano ed è stato radiocollarato. E perché no, questo lupo potrebbe essere lui. Nei prossimi video vi faremo vedere una nuova fototrappola che ci hanno mandato per testarla e che promette molto bene. Quindi raga, rimanete connessi per altri video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Bella raga, ci vediamo alla prossima. Bella.